Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ricordiamo domani la bella figura di Saint Charbel Marcluf, il quale fu un grande santo libanese, ma conosciuto ormai in tutto il mondo. Preghiamo per tutti i gruppi di preghiera, preghiamo in particolare come ha fatto lui per gli ammalati, per la conversione dei peccatori, per le anime del purgatorio, soprattutto le più abbandonate. Preghiamo perché attraverso la sua intercessione possiamo vivere una vita santa, luminosa, lasciando quel profumo che ancora il suo corpo lascia incorrotto. Preghiamo perché possiamo pregare non in fretta, ma con calma. Possiamo pensare di più. Chiediamo al Signore di darci quelle grazie secondo la nostra fede. Lavoriamo per la gloria di Dio e per la ricompensa. La nostra ricompensa sarà per la felicità eterna. Questa vita è effimera. Dio dispone, è la sua volontà, fidiamoci di Lui. Preghiamo. O grande taumaturgo, che hai ricevuto da Dio il dono di compiere tante guarigioni, San Charbel, il cui purissimo corpo emana un profumo di cielo, vieni in nostro aiuto, intercedi per noi presso Dio affinché ci conceda la grazia che ardentemente desideriamo e severamente per la gloria di Dio e la salvezza dell'anima nostra. Preghiamo perché possiamo anche noi crescere in santità, che significa crescere nell'amore a Gesù Cristo, nostro Redentore, e per l'intercessione anche di Santa Cristina, che domani ricordiamo, che è una delle sante che assistono gli esorcisti. Preghiamo per tutti gli esorcisti, preghiamo per quanti devono cacciare il demonio e pregare per liberare tante anime che sono imprigionate. L'intercessione di Santa Cristina e l'augurio che faccio a quanti portano questo bel nome, l'intercessione di San Charbel e Santa Cristina ci ottenga di camminare sempre nella via della santità, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Dio vi benedica. Buona serata.